amici, sono veramente dispiaciuta di non essere con voi oggi in questa bellissima e importante iniziativa, ma impegni a Bruxelles mi hanno impedito di farcela. Però tengo davvero a inviarvi comunque un qualcosa qui del mio saluto, come sono stata pregata di fare, e cioè raccontando un po' a che punto siamo, anche se a distanza. Mi aggredo innanzitutto a rivolgere un saluto al ministro Bonissoli, gli auguro buon lavoro e anzi spero anche di avere il piacere di incontrare in future occasioni anche nel mio ruolo di rapporteur di Europa Creativa. In particolare vorrei ringraziare la direttrice generale delle biblioteche e istituti culturali del MIBACT, Paola Passarelli, e naturalmente il carissimo amico professor Alberto Gambino del CREDA, per aver organizzato così tempisticamente questo convegno, pensando anche a me come vostra ospite in questo panel introduttivo. E poi ho visto che ci saranno entrato esperti e amici con i quali abbiamo condiviso molti di questo impegno, quindi li saluto tutti con molta calore. Vi parlo a poche ore, praticamente, dopo l'attesissimo voto in commissione giuridica qui in Parlamento europeo, che ha visto prevalere, anche grazie ai colleghi Enrico Gasbarra, Mary Hannibal del gruppo S&D, la linea di compromesso proposta dal relatore Voss e sostenuta appunto sia dalla sottoscritta, dal collega Morgano, ma anche da altri colleghi titolari della commissione giuridica. Non è stato facile, come ben sapete, individuare una posizione condivisa nei vari gruppi, anche nel mio, nel nostro, nel gruppo S&D, dove convivono diverse sensibilità, diversi approcci, diverse anche storie della cultura e della produzione a livello nazionale. Comunque ricordo molto bene, e voi lo sapete anche bene, che durante la presidenza che ho avuto per 2 anni e mezzo a Commissione Cultura, che si era stata chiamata a esprimersi sull'argomento, anche lì era stato molto difficile, ma poi ce l'abbiamo fatta, arrivare a un testo che riuscisse a garantire quello che è l'obiettivo di questa nuova direttiva dopo quella del 2001, cioè un equilibrio fra i diritti degli autori, il riconoscimento naturalmente del loro lavoro culturale, il legittimo desiderio e necessità di accesso alla più ampio ai contenuti culturali, creativi, audiovisivi, ma in una nuova realtà che è quella della rete, del digitale, e quindi con un bilanciamento di quelle che sono oggi spesso posizioni dominanti. E se oggi dalla commissione competente per merito è stato licenziato un testo, devo dire anche coraggioso e ambizioso, dopo tante discussioni e confronti, lo dobbiamo anche al nostro lavoro che abbiamo fatto nella nostra importante opinione legislativa in Commissione Cultura. Penso ad esempio alla previsione nell'articolo 5, di cui abbiamo parlato anche con il MIBACT, che permette alle istituzioni culturali, in senso generale, ampio, di fare copie di ogni opera che custodiscono le proprie collezioni in qualsiasi formato per permetterne la conservazione. Era un punto molto atteso. Con questo però non voglio dire che nel testo attuale sia soddisfatta al 100% del risultato ottenuto, per altri punti. Penso infatti che si tratta sempre insomma di un compromesso e in alcuni punti non sono, per me importanti, non sono passati, sono fatti in un modo diciamo diverso. Per esempio l'eccezione, fra le quelle ulteriormente previste, per l'uso digitale di intere opere per soli scopi, quando ci sono solo scopi educativi, che avrei preferito rimanesse limitata ad alcune parti o ad estratti. Mi auguro tuttavia che in fase di negoziato con il Consiglio l'Italia e anche altri paesi possano giocare un ruolo centrale su questi temi, su quali ricordo c'è sempre stata una grande attenzione da parte del nostro governo, in precedente del nostro paese. Per quanto riguarda le questioni più specifiche che mi avete chiesto, in particolare l'articolo 11, l'articolo 13, quello sul famoso value gap insomma, della direttiva, vorrei precisare che sull'articolo 11, quello che riguarda appunto l'editoria, credo che si sia raggiunto penso che si sia raggiunto una buona mediazione in cui si conferma la scelta della Commissione europea, che poi è stata ripresa dalla Commissione Cultura, di prevedere un diritto connesso per gli editori. Lo scenario lo sapete molto bene, in questi anni, questi decenni è molto cambiato, per quanto riguarda il panorama dei media nell'era digitale, che è estremamente complesso, articolato. Gli editori di carta stampata hanno dovuto infatti ormai rivedere il proprio modello di business in relazione anche alla nuova economia dei dati, alla cosiddetta economia dei click effettuati sui siti web dei quotidiani online, per far sì che gli introiti siano effettivamente corrisposti agli editori a sostegno dell'investimento economico profuso e anche della buona qualità del giornalismo.
Era diventato perciò, insomma, per noi di estrema urgenza garantire la sostenibilità, la qualità, il pluralismo del settore giornalistico, un tema che diventa sempre più importante in Europa rispetto agli attacchi che oggi ci sono, non solo le fake news, ma anche dei regimi che stanno riducendo la libertà in questo campo e si vedono chiudere testate importanti. E quindi abbiamo voluto conferire agli editori un potere negoziale più forte nei confronti dei giganti del web e degli aggregatori di news, che ormai si sono imposti, diciamolo, prepotentemente sul mercato, certo aprendo alcuni settori di mercato, ma anche a composizione di abuso. Penso per esempio alla intercettazione del flusso dei click e quindi di risorse che provengono dalla pubblicità verso le pagine web dei quotidiani. Come esito, diciamo, della nostra battaglia, abbiamo però fatta soprattutto in Commissione Cultura, sono felice che abbiamo ottenuto che in questa previsione si è previsto anche che un'equa parte dei proventi derivati alla reintroduzione di questo nuovo strumento giuridico sia garantita ai giornalisti stessi. E questo, ripeto, anche a tutela della loro professionalità, che in questi tempi diventa di particolare importanza per i valori anche, come dire, di libertà e di democrazia dell'Unione Europea. Sulla questione del value gap, che è l'articolo 13, beh, è una questione che è stata sollevata in modo fortissimo da tutti, diciamo, gli operatori del settore, in particolare dagli autori, dai creativi, dai cineasti, insomma da tutti coloro, dagli scrittori, e penso che sia un punto di grande importanza. È una questione complessa e il legislatore europeo è stato chiamato a intervenire su un vuoto normativo prodotto dall'evoluzione abbastanza imprevedibile dell'economia digitale rispetto alla legislazione vigente e anche dalla novità di molti attori che operano ormai in rete, come le grandi piattaforme online, che condividono contenuti caricati dagli utenti, tra cui anche quelli coperti da diritto d'autore. Questa è la grande questione. Non si vuole ridurre la possibilità di espressione, ma si vuole tutelare il lavoro autorale e il riconoscimento di questa specificità. La collocazione giuridica di questi operatori all'interno del cosiddetto, diciamo, safe harbor ha prodotto una distorsione del mercato che doveva assolutamente essere affrontata. Il dibattito, come sapete, è molto forte in Italia, anche qui in Europa. Originariamente, voi sapete che la direttiva vigente sul commercio elettronico, che è del 2000, perciò sono ormai 18 anni fa, ha stabilito un'assenza di responsabilità di fatto per gli intermediari che siano, perché vengono considerati soltanto intermediari appunto neutrali e passivi, ma solo in questo caso. Ma appunto ricordiamoci che allora c'era soltanto per eBay, questo era il panorama della rete. Nel vuoto normativo che ha accompagnato l'incredibile evoluzione di questi soggetti in tutti i 15 anni, questo modello giuridico si è esteso di fatto ad altri intermediari che a nostro avviso erano e sono tutt'altro che semplici, chiamiamoli hosting provider. Nella loro attività infatti di organizzazione, indicizzazione e messa a disposizione di contenuti coperti a copyright che effettivamente fanno, sulla quale fanno ingenti guadagni grazie alle inserzioni pubblicitarie, questi fornitori di servizi insomma operano un atto di comunicazione al pubblico a nostro avviso, e pertanto devono stipulare contratti di licenza con i titolari di diritti che ne facciano richiesta. Se in assenza di questa richiesta non si concludesse l'accordo di licenza, i fornitori di servizi devono mettere in atto, questo prevede la norma, misure adeguate per evitare la disponibilità di tali contenuti sulle loro piattaforme. Una parola su questo punto va detta, perché sappiamo che si è sollevato innumerevoli polemiche circa il rischio di censura o di riduzione della libertà di espressione. Io vorrei ricordare che l'articolo non richiede né consente alcuna elaborazione o analisi di dati personali. Il solo scopo è, sono cose che già tra l'altro si possono fare già oggi, il solo scopo è di impedire la disponibilità di contenuti non autorizzati che rappresentano un illecito e che certo non rientrano nel concetto di libertà di espressione. Gli illeciti sono illeciti sulla carta e online. Le misure poi tra l'altro non si applicano ai servizi a scopi non commerciali, penso come le enciclopedie online, alla stessa Wikipedia, archivi scientifici o archivi educativi o fornitori di servizi di cloud storing come Dropbox. Questo per sgombrare un po' il terreno da alcune critiche abbastanza francamente spuntate. La proposta che è stata votata oggi, insomma, va in questa direzione.
cioè questi prestatori di servizi devono corrispondere il giusto compenso per sostenere, oltre all'industria creativa europea, che comunque è la, come dire, è la, l'infrastruttura della diversità culturale, anche la stessa sopravvivenza dei creativi, degli artisti in genere, che hanno diritto a vedersi riconosciute le opere e il loro ingegno, grandi o piccole che siano, perché questa è la precondizione per assicurare la ricchezza e la diversità delle produzioni culturali in Europa. Io non parlo solo per mie convinzioni personali, che poi tra l'altro voi conoscete molto bene, ma anche in ragione di obblighi che a mio giudizio sono molto specifici e derivano dall'osservanza ai trattati UE. All'articolo 3, per esempio, del trattato di funzionamento dell'Unione, si ribadisce che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica, vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Quindi è sacrosanto favorire l'accesso più ampio possibile ai contenuti per avvicinare le persone alla cultura, specialmente giovani, categorie più svantaggiate. E ricordo che lo abbiamo ribadito recentemente con un'importante relazione votata a larga maggioranza nella scorsa plenaria a Strasburgo, ma altrettanto sacrosanto sostenere il principio della equa remunerazione, equa e proporzionata dei creatori, come è stato ribadito l'articolo 14. A questo riguardo, tuttavia, devo dire che, l'ho già detto prima, avrei preferito una formulazione più stringente e anche più cogente, cioè prevedendo un vero diritto irrinunciabile, come abbiamo scritto nella Commissione Cultura, e non un mero riconoscimento di un principio che dovrebbe essere dato per assodato, a mio avviso. Ma sicuramente questo non era un motivo ormai per opporsi in toto alla soluzione di mediazione che è stata raggiunta faticosamente tra i gruppi in questi mesi. E voglio solo dire che su questo tema, tra l'altro, del Value Gap, ad aprile a Strasburgo io ho accolto in una bellissima iniziativa insieme alla mia collega francese Virginie Rosier una delegazione di autori che hanno presentato europei che hanno presentato una petizione firmata da oltre 25.000 artisti provenienti da tutta Europa, uno tra tutti il grande musicista Nicola Piovani. Questo per dire quanto fosse attesa la risposta del Parlamento europeo da parte di questa realtà, realtà che fanno ancora fatica a farsi riconoscere e controllare i diritti. Io penso che il lavoro intellettuale e creativo debba essere riconosciuto nella sua totalità e dignità come possibilità di lavoro pieno e che quindi va equiparato a chi, alle altre categorie che appunto vogliono che sia rispettato il loro lavoro. E credo che non si possa accettare che un'economia parassitaria che avvantaggia soltanto i giganti del web prevalga su questo sacrosanto diritto. La strada è ancora lunga, dovremo affrontare un voto molto difficile in plenaria, sicuramente si cercherà di rimettere in discussione il mandato negoziale, questo dobbiamo aspettarci perché alcuni articoli sono passati per pochissimi voti e si giocherà un po' anche sulle difficoltà interne dei singoli gruppi politici, insomma noi ce la metteremo tutta. Io vigileremo insieme con anche i colleghi, con il collega Gasbarre, collega Morgan in particolare, con la Patrizia Toia, con estrema attenzione, in sinergia, in aperta collaborazione con tutti i colleghi, i più attenti e sensibili sulla materia. E penso che noi dobbiamo appunto lavorare su questo, tenendo i rapporti molto forti con tutti coloro che sono una grande comunità in Europa che deve essere rispettata e ascoltata. Se vogliamo una cultura di qualità dobbiamo fare questo tipo di approccio. Penso che i vostri lavori vedranno un dibattito molto importante, sono molto interessata a sapere l'esito di queste vostre discussioni, di queste riflessioni. Tra l'altro ci vedremo senz'altro presto perché sono relatore, come vi accennavo, anche questa volta del nuovo programma Europa Creativa 21-27 e ho già iniziato la settimana scorsa a Roma a incontrare intanto i primi stakeholders, ma ci sarà un'iniziativa probabilmente il 12 luglio e poi ci vedremo anche in altre occasioni. E credo che questo sia molto importante perché l'interlocuzione sull'Europa Creativa sarà sicuramente un programma che vorrà molto di più intervenire per sostenere i settori culturali, creativi, editoriali, audiovisivi e del patrimonio culturale, soprattutto in un anno come questo che è l'anno dedicato al patrimonio culturale. Ancora un saluto, restiamo in contatto, vi ringrazio per questo spazio e per questa vostra attenzione. Buon lavoro.